Effetti della pandemia sui malati reumatici, ma ancora utilizzo della telemedicina, discussione sulla medicina territoriale e poi ovviamente il riferimento alle nuove terapie. Sono questi gli argomenti principali, giusto per elencarne alcuni, del sesto congresso del CREI Sicilia, voluto come sempre dal dottor Aldo Molica Colella e organizzato da AV Eventi e Formazione. Dunque un congresso che è in corso. Dottore Molica, grazie per aver accettato il nostro invito. Avete fatto subito un focus sulla telemedicina. Soddisfatto delle esperienze che sono state portate al suo congresso? Indubbiamente. La dottoressa Gilda Sandri di Modena, della cattedra di reumatologia dell'Università di Modena Reggio Emilia, ha una grande esperienza in tema di telemedicina, in quanto ha visto nascere l'epidemia, la pandemia del Covid, in quanto la zona geografica in cui opera è proprio nel cuore dove è iniziata la pandemia, e quindi fin dall'inizio loro sono stati sommersi dai problemi, sia per la carenza di personale, in quanto molti medici sono stati dirottati a curare il Covid, sia per le esigenze da parte dei pazienti che avevano paura ad andare in ospedale, e quindi si è sviluppata questa nuova metodica della telemedicina. Io ricordo che con lei siamo insieme nel Collegio di Reumatologi Italiani, e quindi avevamo occasione di vederci e di sentirci spesso. Anch'io ho preso ad esempio la sua esperienza e ho così iniziato pure a praticare la telemedicina. Indubbiamente in certe situazioni è fondamentale, perché riesce a dare ai pazienti un senso di protezione che altrimenti non potrebbero avere. E anche se diciamo che il suo uso istituzionale a tempo pieno, full time, non è assolutamente stato accettato dalla comunità scientifica, in quanto molte pratiche ancora necessitano indubbiamente della visita di persona. L'altro argomento che è stato tracciato è quello legato alle vaccinazioni. Lo avete fatto con il dottor Giuffrida e anche in questo caso un'esperienza diretta, nel caso specifico quella dell'ASP di Reggio Calabria. Sì, anche quella è stata una relazione interessante, molto importante per noi in questo momento, soprattutto legato anche ai rischi che ci sono stati durante la pandemia, in quanto molti pazienti che sono affetti da malattie autoimmuni avevano paura di vaccinarsi per il Covid. In realtà noi sappiamo che la vaccinazione è l'unico argine che tuttora abbiamo contro il Covid, e soprattutto le pazienti che hanno delle malattie autoimmuni e quindi che sono maggiormente esposte all'infezione, e dove l'infezione può dare una gravità maggiore, è fondamentale fare la vaccinazione, però è chiaro che va fatta con alcuni accorgimenti particolari, caso per caso. Nell'ambito del suo congresso, come sempre, dottore Molica Colella, voi ascoltate i pazienti, avete raccolto un po' tutte le associazioni che tutelano gli interessi dei malati, e c'è un problema che è comune un po' a tutti, quello della mancanza di una continuità terapeutica che è stata interrotta fondamentalmente durante il periodo del Covid. Sì, questo è stato un problema che è nato soprattutto un anno e mezzo fa, cioè nel mese di marzo-aprile, cioè proprio all'inizio della pandemia, anche perché si era sparsa la voce che il Plaquenil curasse il Covid, cosa assolutamente sbagliata. Può avere un'efficacia relativa sempre in alcune fasi della malattia, ma in realtà non è così. Invece cura il lupus, e quindi siccome ci fu allora la corsa al Plaquenil, tutte le pazienti con lupus che prendevano il Plaquenil rimasero sguarnite di terapia, e allora ci fu questo problema. Ma un altro aspetto della giornata di oggi che è stato di grandissima importanza è stata la relazione del professore Piercarlo Sarziputtini, che è direttore della cattedra di reumatologia al Sacco di Milano, dove opera anche Massimo Galli, dove c'è un reparto di malattie infettive importante, dove hanno maturato un'esperienza veramente incredibile su questa pandemia,
e ci ha portato dei dati e delle esperienze impareggiabili per noi, sono state veramente di grande importanza, ci ha messo a conoscenza di cose che noi non sapevamo ed è stata una relazione veramente di altissimo livello. Dottore Monica Colella, per concludere, dunque, lo stato della reumatologia in Sicilia oggi qual è? Una reumatologia che chiaramente si è evoluta molto in forza soprattutto della vostra esperienza e grande professionalità. Quali potrebbero essere le novità che lei ipotizza nel breve e medio termine? Le novità possono essere quelle che finalmente si dia corso alla rete reumatologica che già nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia è comparsa nel 2012, sono già 9 anni, ma ancora non è stata messa in pratica. Speriamo che adesso finalmente si dia corso e che vengano istituite le unità operative e dipartimentali ospedaliere e vengano successivamente fatti i concorsi e aumentate le ore di reumatologia sul territorio perché le pressanti richieste da parte delle associazioni malate ormai hanno reso questo un problema improcrastinabile. Grazie, dottore Aldo Molica Colella, per aver condiviso con noi il suo tempo. Grazie a voi. Abbiamo parlato dunque di alcuni temi affrontati nell'ambito del sesto congresso del CREI Sicilia, il congresso del Collegio dei Reumatologi Italiani, che torna puntuale nella nostra isola su input del dottor Aldo Molica Colella e con l'organizzazione di AV Eventi e Formazione. Grazie a voi per aver seguito questo appuntamento speciale di Medical Live Magazine.